Nel nome di Maradona, in attesa della grande festa per il terzo scudetto, che sensazioni hai tu? È difficile rispondere così subito quando c'è il nome di Diego, appunto. Vengono molti, molti ricordi dal suo passato nel calcio, fuori dal calcio, nel Ginnasio Esgrima La Plata, tra l'altro, che è la squadra che io ho giocato in Argentina. Lui è stato anche il mio allenatore, tra virgolette. Io tifoso del Ginnasia, poi a Napoli, questo scudetto, quindi sono sicuro che sarà contento anche da lassù, che arrivi questa domenica, appunto, questa opportunità che meritano tutti. È uno scudetto diverso però, perché all'epoca c'era appunto il genio di Diego, oggi forse la forza del gruppo, possiamo sintetizzarla così, sei d'accordo? Sì, la forza anche del gioco. Dall'inizio il Napoli ha giocato in una maniera diversa per quanto riguarda il calcio italiano, superando tutti, anche quando è uscito in Coppa Italia, anche quando è uscito in Champions. Quindi il percorso che ha fatto il Napoli dal punto di vista del gioco, e questo va dato merito sicuramente a Luciano Spalletti. Tu sei un grande oramai ultra del Napoli, come festeggerai lo scudetto? Tu che ci dobbiamo attendere dal Pampa? No, allora innanzitutto, come ha detto Spalletti, c'è la partita di sabato, la Salernitana sta in un ottimo momento, e domenica uscirò da casa e non so quando tornerò, questa è la verità. Evento importantissimo per tanti fattori. Innanzitutto perché nasce dalla volontà di tutti i residenti di questo territorio. Quindi dobbiamo ringraziare essenzialmente tutti i cittadini di Rione Berlingeri, capeggiati da Otello e gli amici del Comitato Inquilini. Ci saranno diversi ospiti, ci sarà Roberto Sosa in rappresentanza appunto di quello che fu il Calcio Napoli. Poi ci sarà anche qualche ospite che è partito da questo territorio ed è riuscito ad avere fama internazionale. Ripeto, è una giornata di festa anche perché capita in una giornata importante. Oggi è la festa della liberazione, della libertà. Quindi quale miglior momento così di gioia per festeggiare il murale Maradona e il Calcio Napoli. Oggi siamo qui a Rione Berlingeri. Era tempo che non si vedeva un'aggregazione così di tanti cittadini, tante persone unite insieme, la maggioranza con il presidente Troiano di questa municipalità ha voluto anche lui fortemente questo momento, organizzato da Otello, un cittadino di Rione Berlingeri, insieme al Comitato Inquilini. Momenti di questo non solo in occasione di questo momento che aspettavamo da 33 anni, lo scudetto del Napoli e l'evento del Murales a Rione Berlingeri, ma eventi che io confido che si susseguiranno su questo territorio, su questa municipalità, in particolar modo su Rione Berlingeri, sempre etichettato come zona periferica del comune di Napoli, ma più centrale di quanto sembra. E la città incomincia a festeggiare questo grande evento che mancava sul nostro territorio da tantissimi anni, e Rione Berlingeri non è voluto venire meno a questa festa di questo scudetto nella nostra città partenopea. La gente ha risposto, siamo felici di contribuire a questa festa che avvolge questa città, grazie. Si vede l'aggregazione delle persone che è abbastanza notevole e esprimono un po' in anticipo però con ragione quello che ormai è esploso nella città, e quindi non c'è altro che essere felici di questa situazione, di questo bel appuntamento che è stato dato qua. Sono Don Francesco, il parroco della parrocchia
di Cristo Re nel rione Berlingeri qui a Secondigliano, e sono particolarmente, anch'io particolarmente contento di vivere questo momento di festa, di aggregazione con i cittadini del posto, che hanno voluto festeggiare un poco il giorno della liberazione, la festa, una festa della primavera, e con questo anche i festeggiamenti per la vittoria oramai quasi fatta, no, dello scudetto del Napoli. E all'interno di questo momento anche di aggregazione, di festa, questa sera si scoprirà anche il murales dedicato a Maradona, uno dei tanti nella nostra città. Ma la cosa bella è aver preparato questo momento tutti quanti insieme, le varie disponibilità, dagli esercizi commerciali, sotto la regia di Otello, devo dire che ci ha coinvolti un po' tutti quanti. Sembrava una cosa di, non dico di poco conto, ma che dovesse avere un riflesso inferiore rispetto a tutto, e invece sta venendo proprio fuori una bella cosa. Sono contento, e questo indica anche certamente identità per noi come città, come popolo napoletano, riscatto rispetto a tante altre situazioni. È un bel momento di gioia, di festa, e questo mi auguro che vada avanti così fino a tardi. Buonasera, mi chiamo Otello, abito a Rione Bernicini, dove oggi abbiamo questa grandissima festa per omaggiare il grande murales di Maradona. Ringrazio i consiglieri che mi hanno sostenuto per questo, diciamo, percorso di questo evento, che veramente, diciamo, cioè, non credevo a quello che oggi sta succedendo e che rimanerà, cioè, diciamo, nella storia. Queste persone che mi hanno aiutato e che mi hanno creduto in me, perché cioè, è emozionante. Questo evento che c'è stato oggi va ringraziato in primis la persona di Otello, ma insieme ci siamo noi, la comunità del Rione Bellingeri, e vanno sicuramente nominati come forza, come settima municipalità presente sul territorio, dove ci hanno dato una mano per questo evento il presidente Troiano e i consiglieri Tonicello, Mancini e il consigliere Moschetti. Ringrazio ancora una volta soprattutto la comunità che ci ha sostenuto per far sì che questo evento oggi accadesse, nel nome di Dio, Dios, la mano di Dios, e questa è la mano di Secondigliano, della settima municipalità. Grazie. Sono Ranieri Luciano, il realizzatore del murales di Maradona, e come vedete qui c'è moltissima gente, ne sono orgoglioso, e diciamo che tutte le persone che sono qui sono, diciamo, la constatazione che quello che faccio forse vale a qualcosa. Ovviamente sempre tramite Maradona, e quindi devo ringraziare tutte le persone, ma soprattutto Maradona.